C'era un uomo chiamato Saulo che veniva da Tarso, ma stava a Gerusalemme lavorando per i sommi sacerdoti. Il suo compito? Andare a cercare i cristiani, cercare di convincerli anche con la forza se era necessario, arrestandoli e torturandoli. Il sommo sacerdote gli diede un incarico, andare a Damasco ad arrestare e convincere anche con la forza se era necessario con le torture, i cristiani a smettere di credere in Gesù, e lo invia quindi a Damasco con delle lettere per questo compito. Ma mentre va a Damasco a cavallo con i suoi, cade d'improvviso da cavallo come spinto, una luce lo avvolge e una voce gli parla e gli dice: Saulo, perché mi stai perseguitando? Saulo allora chiede: ma chi sei? E colui che stava parlando rispose: io sono il Cristo, quello che tu perseguiti nei suoi discepoli. Smettila, cambia il tuo cuore e cambia vita. In quel momento Saulo aprì gli occhi, parlò ai suoi dicendo di aver avuto una missione, di aver incontrato lo stesso Gesù che lui stava perseguitando nei cristiani, solo che i suoi occhi erano incapaci non solo di vedere Gesù, ma appena ripresosi da tutto questo era rimasto cieco. Fu condotto così a Damasco dalla comunità dei cristiani, dove Anania, per volere di Dio, gli riaprì gli occhi e lo accolse come uno dei primi discepoli. E Saulo si fece battezzare e il suo nome divenne Saulo.